Bentornati a Cosa Bolle in Pentola. Oggi io sono qua a Cremona, in centro storico, al ristorante Quadrofegna, che si trova in via Porta Povecchia al 2/A, e sono con il proprietario del locale, Marco. Buongiorno Silvia. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Allora Marco, dimmi tutto. Come va? Tutto bene? Allora, guarda, non è stata una fase un po' particolare, ovviamente, certo, insolita. Noi siamo stati anche, tra virgolette, bravini a reinventarci subito, appunto, con quello che è un discorso prima di solo delivery e poi adesso anche di take away, che comunque ci ha aiutato a superare questo periodo, nel senso, quindi con anche ottimi riscontri, e non ci possiamo lamentare, dai, per niente. Allora, quando riaprirai e come riaprirai? Il locale quanti metri quadrati è? Come sala abbiamo 36 metri quadrati. Ok, quindi prima quanti riuscivamo coperti a farne? Da 35, 34, 35 persone. Ok, e adesso come ti sei adesso organizzato? Apriremo quando avremo la sala comunque completa tutta, saremo su un massimo di 24, lasciando comunque un bello spazio, come te, tra i tavoli c'è un minimo di 1,35 tra una seduta e l'altra, non tra un tavolo e l'altro, appunto da schiena a schiena c'è più di 1,35 m, quindi lo spazio è rispettato alla grande, sì. La data? Hai già La data ho in mente di aprire il 5 giugno. Allora Marco, l'ultima cosa, perché voi vedete che ci sono, beh, a Cremona magari lo sanno, ma visto che noi andiamo anche in altre città, Marco, io lo definisco un cuoco rock. Marco, beh, sì, assolutamente, vero? Assolutamente. Infatti lo si vede entrando, ci sono tutti questi vinili e io divento matta. E questo è il nostro sottopiatto. È il vostro sottopiatto ufficiale di Quadrofegna, appunto un vinile vero, tra l'altro. Già il nome Quadrofegna. Sì. Come mai Quadrofegna? Dillo tu. Quadrofegna è uno degli album, secondo me, più importanti di quello che può essere la storia del rock. Siamo a Londra, Brighton nel 73, quindi un disco molto importante, disco di esordio degli Who. Il primo concept album a voler vedere della storia è molto, cioè nel senso, io sono molto legato a quello che è poi la mia gioventù passata in Regno Unito, appunto. Quindi Marco è anche un cuoco colto musicalmente, quindi insomma il suo locale rappresenta un po' la tua anima. Assolutamente sì. Allora adesso, dopo questa bella chiacchierata con Marco, non ci resta che andare in cucina. Andiamo? Prontissimo. Prego. Marco, allora iniziamo la prima preparazione. Sì. Cosa ci proponi? Preparando questo cacciucchino, appunto, che è una zuppettina tipica, diciamo, livornese, un attimino, okay, rivisitato, ovviamente, ognuno ha il suo tocco, lo facciamo un po' più nostro, nel senso, quindi partiamo con un soffrittino di verdura, aggiungiamo tutto il pesce freschissimo, bassa cottura, lo facciamo andare una quarantina di minuti, viene fuori con uno spettacolo. È proprio il piatto da scarpetta, quindi la fetta di pane tostata a fianco è fondamentale. Allora, iniziamo, ingredienti, Marco, io vedo qua tanti ingredienti, sì, tanti pesci, se vuoi iniziare a lavorare, che intanto così... Intanto preparo le verdure, esatto, per il soffrittino, facciamo un soffrittino con carota, cipolle, cipolla rossa e basilico fresco, allora, con olio profumato all'aglio. Perfetto, allora, quindi intanto carote, preparo, hai detto? Esatto, prepariamo una cubettina. Allora, come ha detto Marco, io gli ho chiesto proprio del cacciucco, perché il cacciucco generalmente è uno... Cacciucco pensa a Livorno, no Marco? Sì. Mi devi correggere se io sbaglio. No, giusto. Perché raccontiamo un po' la storia di questo cacciucco. Il nome deriva, non me ne voglia, io sono una linguista, ho studiato lingue, ma non ho studiato proprio il turco, quindi non me ne voglia che ha studiato il turco, perché deriverebbe da questo nome turco che è Kuşuk. Ma tu interrompimi, se devi... No, io guardo, adesso comincio a fare il soffrittino, dopo va. Ok, allora io mi sposto. Io mi metto di qui. Così, perfetto. Che vuol dire, appunto, piccoli pezzi, perché generalmente in questo cacciucco si mettono dei pesci, dei piccoli pezzi di pesce, quindi vuol dire minuto o piccolo. Però cacciucco in toscano vuol dire anche mescolanza, quindi cacciucco non è solamente di pesce, perché se voi andate in Toscana, fuori da Livorno, potete trovare anche magari delle zuppe di cacciagione, magari anche... Ma no, anche la cacciucca di stracciatella, esatto, la chiamano la cacciucca proprio, la cacciucca, loro. La sì, cacciucca. Sì. Esatto, quindi... che praticamente è una via di mezzo tra la stracciatella e la burrata, che viene appunto...
sbattuta proprio fortemente e messa sulla focaccia calda tipica toscana. Allora, quando verrò a mangiare da te, mi farai questa. Prepareremo anche questo, questo cacciucco così. Prepareremo con, anche quella. Con la stracciatella. Ma senti, potresti anche fare un cacciucco alla cremonese con il pesce del Po. Beh, io la vedo un po' dura, però. Quindi, allora, adesso cosa stai facendo, Marco? Ci ho preparato un po'. Queste... i polipetti moscardini, ok, quindi li hai tagliuzzati, i nostri dottami, sì, minuzzati, non piccolissimi, perché comunque sia dopo nella cottura c'è un attimo una riduzione, certo, di dimensione, anche perché comunque sia il pesce, non essendo grosso di suo, certo, è anche bello mangiarsi, appunto, sentirsi il tentacolino, perché sono proprio meravigliosi questi, una volta, sì, certo, cotti riducono del 40% come dimensione, certo, quindi... certo, quindi sono a boccone praticamente, esatto, quindi minuti piccoletti. Quindi questa è la sequenza, poi naturalmente a secondo della fantasia, cioè non è che... Certo, sì, sì, sì. E a secondo magari di quello che trovate in pescheria. Più che secondo la fantasia, secondo il mercato. Esatto, quello che trovate al esatto, mercato. Perché Marco ha pesce che è molto fresco, giusto? Noi abbiamo arrivi freschissimi tutti i giorni. Esatto. Questo cos'è? Lo diciamo? Qua mettiamo un po' di cubettino di salmone, perché dà anche una bella polpa. Quando ti arriva proprio il pezzo di polpa in bocca, che è meraviglioso, no? Quindi non tutto solo mitile o comunque carapace, ma anche del pesce in polpa. Certo, assolutamente. Ecco, quindi vedete che un po' alla volta vengono inseriti tutti i vari pesci. Poi andiamo con questi gamberettini qua, che sono una meraviglia. E poi fa anche un po' di brodetto, no? Si sì, usano, sì, anche la, per... appunto la bisca, è appunto, esatto, un sapore importantissimo, bisca, esatto, che troviamo non nel gambero, ma nella testa, nel carapace. Esatto. Quindi, infatti, lasciamolo lì. Un po' più grezzo a voler vedere, ma ce lo godiamo, certo, un po' più godioso. Certo. Anche del pesce, ricordatevi che non dovete buttare via niente. Adesso che abbiamo detto della bisca, del brodetto, eccetera. Tutto quello che viene, anche se andate in pescheria... a farvi pulire il pesce, perché insomma non è semplice pulire il pesce, i resti, non so, le teste, le lische, quindi il corpo del pesce che generalmente viene preso e buttato a, viene generalmente in pescheria messo a parte, lo chiedete, ve lo portate a casa e cosa fate? Fate questi ci fate brodetti, un bel fumetto, ci fate un brodetto, fate un ristretto, esatto, si possono conservare tranquillamente, si fanno i suoi sacchettini nel freezer tranquillamente, esatto, li metti nella ghiacciaia, esatto, e te fai la tua dose, un cubettino, e la dose per una persona, esatto, quindi ascoltate questi consigli davvero utili contro lo spreco, insomma, contro lo spreco alimentare. Non mai sprecare nulla, che perché abbiamo, sono cose meravigliose. Esatto, esatto, perché tanti magari pensano, ah, ma no, butto via le teste. Poi pensate che le teste sono le più buone da mangiare, le più saporite. Quindi adesso cos'hai? Ci siamo persi un po' nelle chiacchiere. Abbiamo messo due pomodorini. E adesso copriamo, ho messo appunto i gamberi abbastanza stesi in modo uniforme. Mettiamo in fuoco basso, mettiamo su le cozze. Cozze che vengono grattate, pulite, eccetera. Sì. Quindi Marco ha già fatto queste operazioni. Ci siamo portati avanti un po', certo, perché sapete che i tempi nostri esatto, sono un po'... Esatto, tutto qua pronto. Esatto. E delle vongole lupine. Anche quelle a guscio, quindi le butti dentro. A guscio, intere. Proprio esatto, come sono intere. Che poi naturalmente con il vapore si apriranno. Esatto, adesso noi mettiamo su il coperchio. E lo facciamo. Oh, guarda, talmente c'è anche un granchietto, va, che meraviglia. Ah, pure il granchietto abbiamo. Detto anche un granchiettino. Noi mettiamo dentro tutto. Ok. E lasciamo qui adesso. Ok. Aspettiamo che l'umidità del pesce sotto con il pomodoro e la verdura si alzi, faccia aprire le cozze e vongole e lasciamo andare. Perfetto, allora noi finiamo qua il nostro piatto e vi facciamo vedere naturalmente quello pronto, perché bisogna aspettare. Certo. Quanto? 40 minuti. Una quarantina di minuti. Un pesce fresco di piccole dimensioni, una quarantina di minuti. Adesso vi facciamo vedere il cacciucchino pronto, ci fermiamo un attimo. Seconda preparazione, Marco, sempre a base di pesce, sì, cosa ci fai? Allora, facciamo della polpa di salmone, praticamente facciamo un filettino di polpa di salmone. Sì. Puliamo un gambero, il salmone lo farciamo con il gambero, poi avvolgiamo tutto in uno spaghetto di patata binti. Wow! Allora, lo preparo subito. Allora, quindi tagli il salmone, una bella baffa di salmone. Facciamo appunto un filetto. Facciamo un filettino.
teniamo la parte proprio bella ecco, piatta. Si vede, vedete che esatto. Si vede bene, Emanuele sta riprendendo, quindi due questo filetto. Mettiamo appunto il nostro gambero. Ovviamente pulitissimo. Io sto guardando perché voglio curiosare, perché poi dopo rifaccio anch'io. Giustamente. Queste ricettine, se riesco, me le rifaccio a casa. È un bel piatto fresco, buono, eh. Ma questo è un piatto vedere... che allora porta dei sapori che conosciamo tutti, perché che sia il branzino, il salmone, il gambero, la patata, li conosciamo da sempre e gli vogliamo bene. Sono sapori ai quali proprio ci appartengono. Basta solo un po' di creatività, un po' di inventiva per renderli un pochettino più accattivanti e un po' più carini, diciamo, su un aspetto di presentazione anche. Ok, quindi con o filetto di salmone oppure hai detto branzino. Esatto, lo possiamo fare con quasi qualsiasi pesce. L'importante è mantenere appunto la dimensione. Eccolo qua. Di non andare troppo oltre con gli spazi, perché dopo andiamo a cozzare con le cotture. Certo. Quindi vedete arrotolate, proprio esatto. È un rotolino. Poi voglio vedere cosa fai dopo. Poi dopo, mi incuriosisce. Con questa biciclettina. Sì. Che è una roue appunto. Ne abbiamo sia quella grossa metallica che quella di casa, ma per farvi vedere che possiamo farlo anche a casa. Una macchinettina che costa sulle 35-40 euro, quindi tutti possiamo comprarcela. È un piccolo investimento per fare tutte le verdure, anche per far divertire i bambini. Facciamo le patatine fritte, facciamole in casa con la patata fresca. Quel macchinino qua viene fuori che è una meraviglia. Ok. In questo caso abbiamo messo le lame a spaghetto. Sì. Perché ci sono quindi le varie tipologie di lame. Mm. Beh, interessante questa macchinetta. Una cosa molto molto semplice, vedi che vengono questi spaghettini qui, che sono una meraviglia. Ah, però. Infatti noi le facciamo tutti dal fresco e dopo ovviamente quelli più belli da avvolgimento li usiamo. Questi qua li usiamo tutti per aperitivi o per fare comunque altre preparazioni, friggere, per fare il brodo, certo. Per fare tutto, quindi... Anche della patata, non buttate via niente, anche quando le pelate. Noi non le peliamo. Ecco, lui non le pela. Però la buccia, per dire, la potete. È tutto edibile, insomma, in natura. Quindi la potete usare per fare anche delle chips, insomma. Potete fare, giusto Marco? Quelle sono patate poi di tipo binti olandesi. Cioè, la buccia è fondamentale anche per certo. Il tutto. Certo. Allora, un goccino di olio all'aglio. Ok, quindi è profumato all'aglio. Questo è sale? Questo immagino. È pepe, questo è una cuvée di pepi che mi preparo io. Sono quattro pepi diversi, un sapore freschissimo, frizzante. Che pepi metti? Senti che profumo. A me piace il pepe, io lo metterei da parte. Abbiamo il Sumatra, abbiamo il Sichuan, abbiamo il nero Calabro. Buono. Un pizzico di sale. Quindi fate condite esatto. Questi spaghetti di patate. Ci può anche mettere dopo del basilico, del rosmarino, certo. Si può mettere delle erbette, la patata si può condire come si vuole, esatto. Insomma, io dico sempre che in cucina uno Marco vi dà delle idee. Poi dopo voi, a seconda del gusto, le sviluppate, a seconda di quello che avete in casa, se avete l'importante l'orto. È rispettare la materia prima che abbiamo, poi dopo la fantasia. Esatto, dopo voi potete appunto con la vostra fantasia creare i vostri piatti, che in cucina il bello della cucina è proprio la creazione dei piatti. Vedi appunto adesso ecco abbiamo, qua, prendiamo la rotola e lo avvolgiamo in modo da incrociarli, da non far scappare... È meravigliosa questa preparazione, non l'ho mai vista durante le trasmissioni, non ho mai visto una cosa semplice così. Quindi viene praticamente imbavagliato. Esatto, come se fosse imprigionato, esatto, in questi spaghetti di patate, esatto. Guardate. Quindi fate a meno di stecchini, di corda. Ed è bello anche mantenerli un po'... in irregolarità, cioè proprio il filo preciso a me non piace, non sarebbe richiamare un qualcosa di industriale, tipo una pasta cataifi che possiamo trovare che è industriale. Industriale, invece l'irregolarità, no, anche perché poi dopo cuocendo queste qua un attimino si dilata, certo. Si divertono anche loro, certo. È bello vedere il piatto proprio casereccio. Certo, l'artigianalità del piatto. Esatto, e come vedi è una preparazione molto molto semplice.
Sì, direi di sì. Basta avere, dovete ricordarvi di acquistare, come si chiama questa? Rue. La Rue, sì, Rue. Sì, la Rue, ecco. Io non ce l'ho, adesso andrò a prendermela subito, la devo cercare e poi me l'acquisto subito. No, infatti ho preso questo appunto, cioè noi abbiamo anche quello che dicevo, la bicicletta. Quello più, certo. Grossa. Per far vedere che comunque si può acquistare e trovare in qualsiasi negozio, nel senso e farsela a casa, che è uno spettacolo. Ok, perfetto. Quindi adesso questi vanno... Adesso facciamo questa olio cottura. Olio cottura. In olio extravergine d'oliva. Mm. Voilà. Voilà, noi appoggiamo, delicatamente caliamo in olio. Lasciamo andare un minutino. Quanto tempo devono stare? Un minuto, questo qua è un minuto. Ok. Quindi è un... come l'hai chiamato il piatto? Il piatto ha un nome? Guarda, i nomi non sono molto da nomi. Spieghiamo quello che è il piatto. Appunto dico, buon salmone facile di gamba con spaghetto di patata. Top. Ok. L'hai servito in questi mesi di Covid? Sì, sì, sì. No, nel mese di Covid no. No, ce l'hai in menù. È un piatto che per il delivery... non va assolutamente bene. Allora, però adesso mi devi dire come sarà qualcosa, dai. Ci fai qualche il prossimo menù? Beh, questo c'è. Questo c'è un ritorno assolutamente che... Non svegliamo tutto che così la gente... Nel menù che abbiamo fatto, iniziato appunto in primavera, l'abbiamo interrotto perché ovviamente certe cose in delivery non si possono fare. Cioè, questo è un piatto che va preso e consumato. Abbiamo... un gioco di consistenza, di cottura molto molto importante. Certo, non fritto, è fatto per essere messo in una scatola, nel senso. Certo. Cioè, lo possiamo anche fare, infatti dopo tu te lo porti a casa e te lo mangi anche, nel esatto. senso. Però comunque sì, andremo a perdere quello che è un po'... Allora, 20 secondi ci siamo. La croccantezza della patata, certo, esterna, certo, appunto. Certo, certo. Un piatto che va fatto però e va fatto subito servito. Esatto, quindi servito. Immediatamente. Infatti noi facciamo e solitamente, paf, buttiamo fuori nel pasto e siamo già in sala direttamente okay. col piatto. Senti, quindi questo è il menù. Se ci vuoi dare un'altra, dai, solo un'anticipazione, dopo solo una e basta. Che ci sarà il ritorno di un raviolo che facevamo l'estate scorsa, sì. che ci hanno chiesto e strachiesto, che è un raviolo con cacao, ricotta di roccaverano e arancia con una crema al taleggio. Mm. Quindi una pasta al cacao ripieno appunto con scorza d'arancia ricotta e una cremina al taleggio che è qualcosa di meraviglioso veramente. Però buono, bello, interessante. Poi anche i gusti, il cacao, l'arancia. Noi giochiamo molto in queste cose. Ci sarà il ritorno delle capesante che abbiamo tolto nel menù scorso e ci hanno un po' odiato perché le abbiamo tolte, che è uno dei nostri piatti più venduti, ma appunto l'ho fatto per creare un po' un distacco dal vecchio menù. Certo. Sono delle capesante in polpa, totale di polpa decorallata, vengono glassate leggermente al burro di cacao. Sì. Facciamo una crema tirata appunto di bisca e zafferano e le saltiamo nel guanciale. Quindi hai la tua crema, anche il colore è bellissimo, anche perché ogni portata studiamo anche un piatto diverso, come piatto proprio. Questo lo facciamo in un piatto blu, una fondina piatto blu, molto lucida, sempre anche lì piatti italianissimi, perché li fanno a Piacenza, tutti fatti a mano, una cosa bellissima. Quindi hai il blu del piatto, il giallo della salsa, il bianco della capesanta col becco croccante bello. Sopra, una cosa meravigliosa. Bello. Qua ci siamo col nostro... Eccolo qua, facciamo vedere a chi. Piattino. A Emanuele. Vedi come Eccolo restano qua. Meravigliosi. Io e noi una un volta attimo. Fatto, se lo tranciamo appunto a metà, sì, per farti vedere. Eccolo guarda qua. Che gioco di colore e consistenza che abbiamo. Sì. Abbiamo il croccante, il fondente e il totalmente crudo del gambero. Ok, perfetto. E anche quando andiamo a morderlo, sentiamo le tre consistenze, appunto, e tre temperature, perché il gambero. Gamberi eccezionali, cuoceli un po' un peccato, se no leggermente no, scottati. Devono essere un po' di una dolcezza impressionanti. Certo, certo, scusami. Quindi adesso voglio mi sta questo. Preparando il mio pranzo. Sì, il pacchetto, non ti sei offesa che te l'ho tagliato, assolutamente, vero? Io mangio tutto, non mi offendo mai. Voilà, lo mettiamo, appunto questi sono i box che abbiamo usato noi per il delivery. Sono appunto okay. i box riciclabili. Eccoli qua i box di cui parlavamo prima. Esatto, con finestrella, così anche uno quando arriva a casa dice wow che bello. Esatto. Pensate che Marco all'interno appunto di queste box delivery mette addirittura anche le indicazioni. Esatto, quando abbiamo fatto dei menu più complessi allora su un piatto pronto come può essere appunto il cacciuco così, anche perché noi serviamo tutto in temperatura.
Quindi una volta che uno ci chiede un delivery per 8:30, noi 8:30 siamo lì, 8:35 massimo, cioè proprio cerchiamo di portare tutto in temperatura, quindi è già pronto all'uso. Quando abbiamo fatto dei menu più complessi in cui da costruire appunto antipasto, primo, secondo, così abbiamo fornito tutti i clienti di un foglietto con un libretto di istruzioni su come riscaldare, ricomporre con l'immaginetta e tutto, che uno si, la gente si divertiva, si anche diverte, ci mandavano anche le foto e tutto, ho sbagliato, ho fatto bene, no, era stato bella bello anche quello, sì. No? Anche molto vedere bello anche quello. Le foto, cacciocchino, due fettine di pane tostato e voilà. Chiudiamo il tuo box. Ok. Voilà, così. La borsina, molto elegante il tutto. Ho dentro anche l'acqua, c'è cioè dentro la forchettina. I box lo forniamo appunto con bottiglia d'acqua e pacchettino con tovagliolo posate su scadenti. E voilà, il pranzo è fatto. Grazie. Allora io non mangio qua, ma mangio a casa con questi meravigliosi piatti che mi ha regalato appunto Marco, Marco di Quadrofegna qui in via Porta Povecchia. Marco mi ha portato qui nel Tempio del Rock, perché sotto al suo ristorante c'è una stanza dove lui ha una collezione, un collezionista naturalmente di vinili, di musica abbiamo rock. Abbiamo la tavernetta dei sogni, quella che tutti da ragazzini avremmo voluto avere, e noi l'abbiamo realizzata a disposizione di tutti i nostri clienti che vogliono passare nel pre-cena, nel dopo-cena, durante la cena, appunto venire giù e mettersi comodi sul divanetto e ascoltarsi un vinile a scelta nella nostra collezione, che attualmente ne conta più di 1000. Esatto, perché qui è davvero un locale, un ristorante dove ci si rilassa. Senti, ma cosa mi fai sentire? Beh, sentiamo Quadrofegna in assoluto. Sì, Quadrofegna, che è un album, come dicevamo prima, importantissimo. Eccolo qua. Tanto il primo brano ci porta, si intitola I'm the Sea, ci porta appunto al mare, che quest'anno non potremo vedere, magari, esatto, però ce lo godiamo lo attraverso. Sogniamo. Esatto. Quindi vedete proprio il giradischi, le puntine e il vinile. Ecco. Eccoci qua. Godiamoci un po' questa musica. Allora, intanto che ascoltiamo il mare, io stappo la bottiglia. Assolutamente sì. Cosa dici? Beh, ma qui ci sono due fanciulle che, che sono le Prando Le Prando Angel. Sono le Prando Angel. Senza di loro Quadrofegna non esisterebbe, quindi. Che sono Monica e Francesca. Federica, ecco, vedete che la vecchiaia Federica. Well met e mi scuso. Allora, intanto io servo loro, perché noi poi brindiamo. Tieni Monica. Federica, vedete che adesso non ho sbagliato. E con questo sottofondo musicale io vi dico di non spegnere il vostro televisore, perché adesso ci sono le storie gustose del professor Danilo Gasparini dell'Università di Padova. Un bel prosit, un brindisi a distanza, a distanza, esatto, prosit e prosit. Il professor Gasparini, e restate sempre con noi il lunedì ore 20:30, il canale L'80, cosa bolle in pentola, con tante sorprese. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Ben ritrovati. Nelle nostre storie questa sera cercheremo di inserire una pianta che proprio in questo periodo è coltivata in maniera intensiva anche nei nostri orti, nei nostri terrazzi, e sto parlando appunto del pomodoro. E anche qui nei tempi che ci siamo dati, non a caso sarà proprio un concentrato di storia, cercheremo di capire come questa pianta è arrivata da noi, come poi siamo arrivati a produrre il ketchup, oppure come siamo arrivati a produrre, non so, il concentrato di pomodoro, le passate di pomodoro che invadono una salsa, una pianta che ha caratterizzato, che ha forgiato quello che è il mito della nostra cucina mediterranea. È inutile, quando parliamo di spaghetti al pomodoro, evidentemente stiamo mettendo sul piatto uno dei miti della nostra identità mediterranea, che di mediterraneo nelle sue origini ha veramente poco.
E l'altra cosa che vale la pena di dire è che assieme alla patata, il pomodoro è una delle piante più coltivate al mondo. Ne esistono più di un centinaio di fenotipi nel mondo, e i paesi più importanti di produzione sono stati per molto tempo appunto la Spagna e l'Italia, surclassati adesso dalla Cina, surclassati dagli Stati Uniti, dalla Turchia stessa. E il pomodoro fa parte di quel pacchetto di prodotti che arrivano in Europa attraverso lo scambio colombiano. Arriva la patata, arriva il pomodoro, arriva il mais, arriva il cacao, arriva la vaniglia, arrivano varietà di zucche, arriva il tacchino. Ebbene, questa è una pianta che arriva in Europa all'inizio del 500, molto probabilmente non con Colombo stesso, forse dopo i viaggi di Cortez, che la trova coltivata presso gli Aztechi, ma è una pianta che nei luoghi di origine veniva coltivata dal Cile al Perù all'Ecuador. E a differenza delle altre, di alcune piante nuove che arrivano, appunto le piante del Nuovo Mondo, ecco, il pomodoro, come la patata, impiegherà parecchio tempo prima di essere accolta nelle nostre tavole. Troverà delle difficoltà perché il suo essere così ricco di acqua, marcescibile e anche con dietro di sé dei sospetti legati appunto agli effetti che poteva avere, tant'è che viene associato alla melanzana, essendo tutte e due delle solanacee, ha fatto sì che appunto prima che venisse accolto e venisse inserito nei nostri sistemi alimentari passasse molto tempo. La sua fortuna arriverà poi coltivato prima negli orti botanici, a partire appunto passando dalla Spagna e poi per il Regno di Napoli, arriverà piano piano nelle cucine italiane, nella gastronomia italiana, inizialmente cotto proprio perché appunto per eliminare gli eventuali effetti nocivi. Si porterà dietro anche nomi strani, pomodoro, pumarò, ma pondamur anche per questi presunti effetti afrodisiaci, ma anche in alcune aree d'Italia si porta dietro ancora il suo vecchio nome, tomate. E i primi ricettari sono appunto ricettari a partire dal 600 che cominciano a prescrivere alcune ricette in cui il pomodoro veniva consumato cotto, condito con aceto, con pepe, con olio. Il primo in realtà poi a darci una ricetta della salsa del pomodoro è il Cavalcanti nel 1837. A quel punto il pomodoro incontra un prodotto tipicamente mediterraneo che è la pasta e diciamo la salsa è fatta. Il successo poi del pomodoro si deve in età industriale a Francesco Cirio, che dopo aver inscatolato attraverso la tecnica di Appert piselli e tutte le altre verdure comincia appunto a mettere sotto scatola Francesco Cirio, industriale piemontese, comincia a mettere appunto sotto scatola anche i pomodori. E badate bene che in molte delle vallate alpine arriveranno prima le scatole dei pomodori Cirio e poi appunto arriveranno le piantine di pomodoro. Pomodoro oggi è ovunque, viene impiegato e dà gusto ai nostri piatti, dà colore alla nostra cucina. Celebrato nel 1964, se vi ricordate bene, la sigla di Gian Burrasca con Rita Pavone, Viva la pappa con il pomodoro, e le nostre cucine oggi non potrebbero non avere tra i loro ingredienti questa pianta che ha alle spalle come tante secoli di storia. Visitate il Museo del Pomodoro alla Corte di Giarola, siamo in provincia di Parma, e buona salsa a tutti.